Quella che avete visto è una targa provvisoria norvegese per circolare su strada e vedete siamo dietro un capannone ancora nascosto perché è veramente la prima volta che questa Tesla Model 3 Restyling va su strada aperta al pubblico e quindi verrete con me in questa anteprima. Avete intravisto, ci sono anche le Model 3 precedenti perché le abbiamo guidate brevemente per fare un confronto, però ho meno di 2 ore di tempo, non posso uscire dal percorso suggerito dal navigatore, quindi partiamo subito, venite con me. Ultima cosa importante prima di partire, azzero il computer di bordo per i consumi perché uno degli aspetti su cui hanno insistito di più in questo Model Year 2024 è proprio migliorare l'efficienza. Si va! Sto letteralmente uscendo da Oslo, prima cosa, le frecce non sono più sul piantone del volante con una leva ma con questo tasto e vi dirò un po' meglio fra qualche chilometro cosa ne penso. Tesla ha organizzato in Norvegia, che è uno dei paesi di riferimento per le auto elettriche, questo primo test drive in assoluta anteprima mondiale che permette alle persone che sono qua attorno di vedere l'auto. Ci sarà anche un evento dedicato ai clienti con una sorpresa, non lo sanno che vedranno oggi pomeriggio questa macchina. Avete intravisto i colori esterni, il bianco è uno dei tre che in Italia non sarà senza sarà senza sovrapprezzo. Tutti i dettagli ve li ho dati ovviamente nel video che c'è già sul nostro canale, ma prima di guardarlo vi invito a scoprire insieme a me come va questa Tesla aggiornata, modernata. Una delle prime cose che si sente è la maggiore silenziosità e anche passando sui tombini, quindi appena uscendo dalla città, una risposta più fluida, più gommosa in senso positivo, più idraulica delle sospensioni rispetto alla Model 3 precedente, che conosco molto bene perché abbiamo un'auto aziendale da qualche anno che è una Model 3 Standard Range. Ma come vi ho anticipato prima, ho guidato stamattina per un po' di chilometri la Model 3 che sta uscendo di produzione per avere appunto un ripasso mentale delle sensazioni di guida principali. Avete sentito un cicalino perché c'è un'altra funzione che è quella che acusticamente ti avverte quando stai superando i limiti di velocità. Si può disattivare, però insomma in Norvegia come in altri paesi sono molto precisi nel far rispettare i limiti, quindi è una funzione utile. In questo tratto sto viaggiando a 80 all'ora sotto il limite, quindi vi posso raccontare un po' di più. Sto arrivando a 60, quindi rallento, sentiamo se suona. No, perché la frenata rigenerativa, come d'abitudine sulle Tesla, è molto intensa. Vi raccontavo della maggiore silenziosità di rotolamento, quindi l'isolamento in generale dell'abitacolo dalla strada. Per il discorso dell'aerodinamica vediamo se dopo riesco a fare dei tratti più veloci, perché anche lì si è lavorato molto ridisegnando tutta la carrozzeria a livello estetico. Avete visto i fari, adesso sono sottili e orizzontali davanti, dietro hanno una grafica diversa e come vi ho fatto vedere nell'altro video in dettaglio ci sono delle soluzioni anche costruttive che tengono tutto il gruppo ottico sul portellone per semplificare la costruzione e anche per una questione di stile. Ma vi dicevo, il comfort è dato anche da come sono state riprogettate le sospensioni, in particolare i telaietti, quelli che si chiamano in inglese subframe, sono più rigidi, quindi dove la sospensione si va ad accoppiare alla scocca, e in questo modo, essendo anche più precisa la guida, hanno lavorato per ammorbidire di nuovo le parti come le boccole. E poi c'è stato comunque una ritaratura di molle e sospensioni e anche una nuova geometria dell'avantreno. Mi ha sottolineato uno degli ingegneri con cui ho parlato ieri, e in effetti lo sterzo, che sulla Model 3 è sempre stato molto veloce, molto diretto, è diventato più omogeneo, più progressivo, e si sente anche questo già nei primi cambi di direzione. E poi c'è stato un altro tassello di questo aggiornamento tecnico della Model 3, che è lavorare insieme ai costruttori di gomme in maniera ancora più stretta, in particolare Michelin e Hankook, per ovviamente avere una migliore efficienza, un minore rumore di rotolamento ma anche aerodinamico da parte del fianco.
E poi, visto che parlavamo della risposta di sterzo, comunque ci sarà stato sicuramente una ricerca dell'equilibrio a livello di mescole, ma più che altro di carcasse, per dare comunque il feeling piacevole sportivo che la Model 3 ha sempre avuto. Sto per avvicinarmi a una curva, quindi vi posso anche parlare dei freni, oltre alla frenata rigenerativa, perché è un componente che è stato riutilizzato dal modello precedente. Spesso sentiamo questa espressione inglese del carryover, così come anche la batteria, in particolare di questa Model 3 RWD, rear wheel drive, trazione posteriore, che sto guidando. Prima che arrivasse questo aggiornamento si ipotizzava che Tesla potesse introdurre nuove chimiche, in particolare proprio con le batterie di questa versione, che sono ancora delle celle prismatiche della cinese CATL, con una capacità di 60 kWh e una chimica LFP. Quindi si pensava magari di vedere con il restyling della Model 3 anche delle versioni con batterie Blade a lama della BYD, che si stanno sperimentando nella fabbrica di Berlino con le Tesla Model Y a trazione posteriore, e ancora lì a vedere magari sempre nell'ipotesi di avere batterie magari con 65 kWh. Però il concetto qui su questo restyling è stato ottimizzare l'efficienza in generale della macchina, sfruttando quella che era già una buona batteria, soprattutto una buona gestione della batteria. Quindi abbiamo detto 60 kWh, la macchina ha 283 cavalli, va da 0 a 100 in 6,1 secondi, e la velocità massima invece è scesa da 225 all'ora a 201 km/h, di nuovo per far capire che il focus, oltre che al comfort e anche alle maggiori finiture anche all'interno dell'abitacolo, come vi accenno meglio dopo e come vi ho spiegato bene nel video che trovate già sul canale, è stato proprio sul rendere la Model 3 più efficiente, e con una infatti un'autonomia migliorata, che passa dai 491 km nel ciclo WLTP della Model 3 precedente a 513 km con i cerchi da 19 pollici, oppure 554 km con i cerchi da 18 pollici. E poi c'è sempre la gestione della ricarica, che in questo tipo di batterie con chimica litio ferro fosfato Tesla riesce sempre a fare meglio della concorrenza, perché ha una potenza in corrente continua nelle ricariche veloci che arriva fino a 170 kW, mentre in corrente alternata ha il valore standard di potenza, che ormai si diffonde tra le auto elettriche, che è quello di 11 kW. Il peso della versione trazione posteriore è rimasto sostanzialmente lo stesso, 1761 kg contro 1760, mentre l'altra versione disponibile al lancio adesso della Model Year 2024, la Long Range, è stata un po' alleggerita, 1824 kg contro 1844, con la batteria più grande da 78 kWh, sempre quella che c'era prima, quindi con celle cilindriche di Tesla costruite in collaborazione di solito con LG Chem o Panasonic, 2170, 78 kWh, con prestazioni che vanno in 4,4 secondi nello 0-100, con 498 cavalli, velocità massima di nuovo scesa da 233 all'ora a 201 km/h, stesso concetto di focalizzarsi sull'efficienza, e infatti l'autonomia è salita dai 602 km dichiarati nel ciclo WLTP combinato della Model 3 precedente a 629 km con i cerchi da 19, oppure 678 km. Vedete che mentre sto parlando trovo sempre meno intuitivo andare a mettere le frecce per uscire dalle rotonde. È vero che ci si fa l'abitudine, ma una leva, diciamo, fisica è sempre lì e la preferisco, anche se devo ammettere che rispetto alle Model S questo volante è migliorato nel feeling di questi tasti. In più il clacson non è più su una delle due razze, che non era intuitivo in caso di emergenza, ma al centro. E per il resto vi confermo, adesso che siamo qui in una strada a scorrimento veloce con 110 all'ora, la silenziosità aerodinamica, che è dovuta anche al fatto, e poi sto un attimo zitto, che i vetri sono doppi davanti, dietro e anche tutto attorno alla macchina. Andiamo un po' più veloce, 98, 100, 110, sto un attimo in silenzio. Ora, a parte quello che si può
percepire dal microfono, vi posso dire che, avendo comunque un po' di esperienza con la Model 3 precedente, è veramente più ovattato l'interno, ed essendo anche più comoda come sospensioni, i sedili sono stati ridefiniti nella geometria dietro come il divanetto, davanti hanno la ventilazione, è un altro aspetto che i clienti volevano vedere in questo nuovo aggiornamento. In più, sempre parlando di climatizzazione, il software adesso permette anche di disattivare la bocchetta lato passeggero per evitare, diciamo così, di litigare se tra guidatore e passeggero non si va d'accordo sull'utilizzo dell'aria condizionata. Il navigatore mi dice di tornare indietro, oggi il percorso è molto obbligato perché non possiamo uscire troppo per questioni appunto legali dalle strade che ci sono consigliate, ma volevo un attimo fermarmi a ragionare con voi su come è stato impostato questo progetto, perché lo trovo molto interessante. Un'altra cosa che non vi ho detto è che la macchina che sto provando è un esemplare di preserie, quindi in autostrada non ho usato l'autopilot perché è momentaneamente disabilitato. La potenza di ricarica sulla batteria della Long Range, non ve l'ho accennato prima, è rimasta 250 kW in corrente continua per la ricarica veloce e 11 kW in corrente alternata. E un dato interessante che riassume come è migliorata l'efficienza è il coefficiente di penetrazione dinamica CX, che è sceso da 0,225 a 0,219, quindi sotto lo 0,2, con una macchina che sostanzialmente è rimasta alle stesse dimensioni, quindi la sezione frontale è la stessa. È un altro indizio che mi fa capire che l'efficienza è stata molto importante. E il nuovo stile, il nuovo design ha, diciamo, aumentato di un paio di centimetri la lunghezza, 4,72 m, il bagagliaio anche è un po' più grande. Trovate tutte le immagini di dettaglio nel video che c'è già online. Si è arrivati a 594 litri, se non ricordo male, dietro, e 88 litri. Ma dov'è il succo del discorso? Ci si aspettava con questo restyling che magari Tesla avesse potuto introdurre intanto la tecnica di costruzione della scocca col mega casting come la Model Y. Invece sono state migliorate qua e là di dettaglio degli aspetti del telaio della scocca, come vi ho raccontato, per ridurre le vibrazioni, l'isolamento, migliorare il comfort delle sospensioni, i vetri doppi, ma sostanzialmente quindi la pelle sotto la Model 3 è rimasta la stessa, così come le batterie, perché ci si aspettava magari che utilizzando le batterie strutturali BYD a lama come sulla Model Y, oppure delle nuove celle della CATL, sempre prismatiche con litio ferrofosfato, che si chiamano M3P, che hanno anche del manganese all'interno, magari la Long Range avrebbe potuto essere con questa chimica e avere, come succede con le BYD, ho provato da poco la SEAL, ad avere celle da pacchi batteria da 82 kWh, 80 kWh, proprio come la Long Range, che è rimasta invece come proprio approccio tipico razionale di Tesla, anche se volete americano, a tenere quello che c'è di buono e migliorare la gestione di tutta l'auto. E quindi sono rimaste le batterie della Long Range, e poi vedremo della performance con la chimica più pregiata, più costosa, nickel manganese cobalto, le celle cilindriche 2170 non strutturali, e per la standard range invece la batteria prismatica CATL con celle litio ferrofosfato. E quindi secondo me era giusto darvi questo piccolo approfondimento tecnico, perché fa capire bene come gli ingegneri hanno lavorato anche con i designer, ad esempio, perché questo nuovo frontale, questo stile, queste nervature, questi spigoli servono proprio ad andare a migliorare l'aerodinamica in termini di comfort, ma anche di efficienza. Adesso, per non arrivare in ritardo, perché qua i turni sono molto stretti, torno sul percorso obbligato, mi sono spostato di poco, e poi andiamo a vedere anche alla fine del test quanto avrò consumato. Ovviamente il percorso organizzato da Tesla sul navigatore ci ha portato a un supercharger, e qui volevo approfittare per raccontarvi un altro miglioramento tecnico che riguarda la connettività dell'auto, in particolare con la chiave che è sul telefono. Io ho un account aziendale, mi hanno mandato un link, basta cliccare istantaneamente, mi hanno aggiunto questa macchina, quindi sostanzialmente c'è una connessione a banda larga che evita, ad esempio, in certe situazioni, magari in qualche garage, che dall'app per esempio non riesca ad aprire la porta di ricarica, oppure altre funzioni. Ma questo giusto per farvi capire che si è lavorato anche sul software e sull'hardware. In particolare, parlando di hardware, quello che viene chiamato, adesso la disattivo perché non voglio diciamo che, siccome questo test drive, voglio valutare un attimo le prestazioni in efficienza, poi dopo cambi
la cosa, vi dicevo hardware 4.0, che è un nome non ufficiale che gira sulla rete, che però va a migliorare in particolare la gestione delle telecamere che sono dietro sui montanti centrali, davanti sul parabrezza, per andare a realizzare quello che viene chiamato via software Tesla Vision, quindi in particolare la gestione delle distanze, perché anche sulla nuova Model 3 non ci sono i sensori per una questione di ottimizzazione dei costi, ma anche filosoficamente perché Tesla vuole gestire il più possibile l'assistenza al guidatore dell'auto con meno attuatori e sensori e più con il software. Prima di tornare al punto di partenza, arrivo previsto 11.55, devo riconsegnare la macchina a mezzogiorno. Volevo un attimo farvi dare un'occhiata agli interni, che di nuovo potete scoprire meglio in dettaglio nel video che trovate già sul canale, perché ci sono stati alcuni cambiamenti a partire dalla diagonale dello schermo centrale, che a livello di hardware, di case, diciamo, è rimasto lo stesso, però hanno ridotto un po' i bordi, quindi 15,4 pollici invece di 15. Poco dietro c'è una fascia grigia che intravedete, che ha un materiale diverso, si potrà anche personalizzare, e sempre nel video che abbiamo fatto al chiuso, che trovate già pubblicato, capirete che c'è tutta una luce di ambiente soffusa che circonda l'abitacolo e che si può anche personalizzare attraverso il software. Poi qua nella zona della console la parte per ricaricare senza fili il telefono è stata rivista come materiale, in particolare per evitare che si surriscaldi troppo, anche se non è stata prevista una bocchetta di ventilazione diretta, e in generale i materiali sono un po' più curati, l'attenzione all'insonorizzazione, come vi ho detto, in movimento è relativa anche ad aspetti come le telefonate viva voce, ci sono due microfoni, tutto è un po' più isolato acusticamente. Ho notato poco fa che la cucitura del volante, che di solito è all'interno qua dietro, è un po' fastidiosa, ma sono piccoli dettagli. E per il resto i sedili ventilati, ve l'ho detto, la gestione del climatizzatore nuova, insomma, la trovo molto furba. Tra l'altro oggi l'ho lasciata in automatico, proprio quella del sedile, decido lui se scaldare o ventilare, la trovo molto molto furba. E adesso direi che proseguo, perché ho una certa fretta, e poi dopo parliamo di consumi. Bene, test drive finito. Prima di riconsegnare la macchina, guardiamo quanto ho consumato. Ho percorso 54 km, ho azzerato solo questo trip computer, ho lasciato invece una memoria che c'era prima, quindi 149 wattora per chilometro il mio consumo, quindi 15 kilowattora su 100 km, e l'altro invece di 145 km quasi 16, quindi più o meno vuol dire 6 km e mezzo ogni kilowattora. E presumendo, come vi ho detto fino adesso, che la batteria è da 60 kWh e di utilizzarla proprio tutta, siamo intorno ai 400 km di autonomia, mentre il dato dichiarato, che cerchi da 18, è superiore ai 550. Quindi siccome oggi ho guidato molto soft per i limiti di velocità che ci sono qua in Germania, staremo a vedere, perché sapete, Tesla non dichiara mai i dati ufficiali della capacità della batteria. 60 kWh per la batteria LFP dell'RVD è il dato che nella Tesla Model 3 precedente è stato, diciamo, il più accettato. Quindi piccola sorpresa sul finale, vediamo nelle prossime prove, o man mano che le persone in giro per il mondo useranno questa macchina, se magari la batteria è effettivamente più grande, oppure se in altri contesti la macchina consuma ancora di meno. Non vi ho ancora detto quanto costa la Tesla Model 3 Restyling. 1000 euro in più rispetto al modello uscente. La rear wheel drive, singolo motore, trazione posteriore, parte poco sotto i 42.500 euro, mentre la long range con due motori e trazione integrale circa 50.000 euro. E questo discorso del prezzo di nuovo torna sul fatto delle scelte che sono state fatte dai tecnici per magari non esagerare nell'introdurre il mega casting, batterie diverse da quelle esistenti, proprio per puntare di più rispetto alla Model Y, che ha volumi di vendita più alti, sul prezzo di attacco della Model 3, che tra l'altro da quando è iniziata la produzione è stata prodotta in circa 2 milioni di veicoli. Tra l'altro proprio in questa settimana ci ha raccontato Tesla che si aspettano di raggiungere 1 milione di auto vendute su strada qui
in Europa, e tra l'altro il restyling della Model 3 per ora viene prodotto solo nella Gigafactory di Shanghai, e anche qui vedete, vedremo quando si attiverà di più la fabbrica europea di Berlino, che per ora è dedicata alla Model Y, mentre in America la Giga Texas di Austin si occupa delle celle 4680 della batteria strutturale, Cybertruck, Model Y e anche in parte il camion semi. E invece nel stabilimento storico in California di Fremont continuano ad essere costruite le Model S e Model X. Ovviamente fateci sapere cosa ne pensate di una macchina così importante in questi ultimi anni, un riferimento per le auto elettriche ma anche per il cambiamento dal motore termico alle nuove energie, la transizione energetica che stiamo attraversando.